nonostante i trasporti funzionino bene. Come vedete oggi c'è un intoppo, adesso vi faccio vedere anche da questa parte. Questa è Elephant and Castle. In questo vlog qui sono alla ricerca della street art londinese. Leak Street, ragazzi, Londra, pazzesco. Vediamo se ci fanno attraversare. Proviamo, va. Attraversiamo. Allora, come dicevo, questa è la stazione di Elephant Castle. Lì stanno facendo una specie di manifestazione. Rebel for life. Facciamo in maniera di andare a destinazione e tra poco vi faccio vedere il cuore della street art, dove tutto nasce qui a Londra. Più che street art, diciamo che è graffiti art. Quindi qui adesso sono praticamente a Waterloo, ok? E qui dietro c'è il cuore pulsante dei vari graffiti artist, no? Sapete che non si può fare? Facciamo in maniera di fare questa cosa fatta bene, però allo stesso tempo con criterio, con tanta voglia di riscoprire e vedere la street. Mi piace molto anche il discorso dei graffiti. Quando sono fatti bene, sono fatti bene. Ecco, vedete qua, quando ci sono le strisce pedonali, qua si fermano. Soprattutto quando vedete il paletto con la lucetta gialla, si fermano. Allora, ci siamo quasi, no? Tanto io voglio far vedere questo pub che si chiama Vaulty Towers. Qua questo è uno street artist londinese che ho avuto così l'occasione di conoscere proprio 2 anni fa quando ero qua. Originariamente questo tunnel qua lo utilizzavano, questo passa proprio sotto i binari della ferrovia di Waterloo, una stazione immensa. E adesso vedremo i vari graffiti, insomma c'è un po' di tutto lì dentro. Allora ragazzi, questo vi voglio dare il benvenuto. Leak Street dalla parte di Lower Marsh è veramente un'occasione unica di così stare a guardare questo vlog qui. Ci siamo. Dicendo che questo appunto, come vedete, è un tunnel che è tutto al 100% graffittato, eccolo qua. Allora, vi stavo dicendo che ci sono delle cose pazzesche proprio, cioè della roba di gente che apparentemente magari dici, cazzo, questi sono degli sfigati, questo, quello, quell'altro, ciao. Cioè, incomincia tutto, diciamo, qua, ecco. Quindi ho già avuto l'occasione di passare qua un paio di volte. Tra l'altro qui delle volte si accampano dei homeless, i senza tetto si accampano lì sotto e vabbè, insomma, comunque. E qui ci sono davvero dei gran disegni, dei gran murales, dei graffiti, cioè di tutto qua, hai capito? Cioè tutta roba. E poi un altro fatto che è molto importante di Leak Street è che vengono spesso qua, cioè ogni, soprattutto il fine settimana, ma ogni giorno c'è sempre qualcuno che va a cancellare la tua opera. Quindi ecco, ad esempio qui c'è un ragazzo che sta facendo una cosa completamente nuova, vedete, fanno così, cioè gli danno uno sfondo di nero. Un'altra nota molto importante di questo Leak Street qua, sapete da chi incomincia tutta sta cosa qui? Nel 2008 un certo signor Banksy decide di fare un can festival,
E quindi invita vari street artist, vengono qui e fanno questa cosa qui. Da quel momento in poi questa è diventata diciamo il cuore pulsante della graffiti art londinese. Insomma, non è una cosa che uno viene qua spesso, capito? Guardate lì, quel ritratto lì di quella donna è praticamente vera street art, vera, come dire, urban art, hai capito? E che vedremo molto, sapete dove? A Shoreditch, dove tra poco vi ci porterò. Allora, dunque, noi dobbiamo fare in maniera... Ah, vi voglio far vedere i nuovi taxi. Oh, ragazzi, come vi stavo dicendo, volevo prendere l'autobus per andare fino verso Shoreditch, così magari facevamo anche delle riprese da fuori. Però, come vedete... oggi sembrerebbe che sia quasi tutto intasato, ecco, quindi per arrivare lì più velocemente prenderemo la metro. Prenderemo la job lì fino a Canada Water, poi dopo da lì andiamo a Shoreditch. Questa è Shoreditch, la patria della street art. Attraversiamo la strada, vi faccio vedere dall'altra parte l'impatto che ha quest'angolo da lì. Come vedete, la street di Londra, di Shoreditch, East London in particolare, la più bella secondo me. Di sicuro non potremo fare tutta la street art che c'è qui a Shoreditch oggi e ci vorrebbe proprio un'eternità. Comunque questa è Blackall Street e qui ci sono delle cosine molto interessanti. C'è un Bruce Lee, c'è un Michael Jackson che fa il suo hi-hi. Allora, questa ve la voglio far vedere perché questa è molto cruda, diciamo, come stradina. Ecco, vedete che ci sono dei vari tentativi di fare della street art un punto di riferimento qua, soprattutto in questa via. Però ci sono delle cose molto interessanti, come vedete anche a livello di adesivi, stickers, eccetera, tutta cosa che qui sono avantissimi, capito? Cioè, queste sono magari sono dei nomi che nascono qua, no? Di questi artisti, e poi dopo diventano, magari gli danno anche dei muri da potersi esprimere e fare delle cose molto più così, molto più interessanti. Comunque questa è un'altra di quelle viuzze che nessuno conosce. È veramente interessante se siete proprio dei hardcore street artists o comunque appassionati di street art.